Buongiorno Patbird 2, benvenuti a un altro episodio di FNAF El Puente 2. Allora, oggi dovremmo tentare di trovare quei segreti, i plasci segreti, diciamo, quelli di cui ne abbiamo già trovato uno nell'episodio precedente. Ora vogliamo provare a seguire gli indizi per arrivare, magari, eventualmente a una conclusione e riuscire a mettere mano anche al cabinato di Princess Quest 4. Dovremmo attenerci a queste cose qua. Io Allora. proverei Phaser Blast di FNAF 2, Phascade. Phaser Blast FNAF 2 io proverei. Così. Perché Ma perché quello in c'è? particolare? Ci sono i tentacoli. Perché la Puppet è nel 2. Ah beh, sì, già, è giusto. Giusto, per Allora, io forza. adesso ho bisogno di quest'area. Mi cacci. Sì. Già mi farei malissimo, secondo me. Facciamo che vado di qua. Vado qua. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ok. Sto cadendo. Ok. Allora, cosa dobbiamo fare? Là c'è la scatola della puppet. Va bene? No, eh. No? Ok, va bene. Occhio. Cosa ho preso? Roxas ha tirato giù i Funko di Natale di FNAF. Ma sì, dai. Grande! Grandissimo! Abbiamo tritato Freddy. Anche per sono vecchio! Dritto davanti a te c'è il microfono. Cos'è? Il microfono! Ci deve essere qualcosa che ci Un trigger, un sfugge. trigger. Allora, qua ci indica il razzo col coso della puppet. Tu hai visto i razzi? No, in quel livello lì no, però c'erano altri livelli dove c'erano i razzi. Possiamo provare, perché sennò non ci avrebbero messo il razzo lì. Potremmo Penso provare ad andare negli anch'io, altri livelli e sì. Mi sembra strano. boh, spacca i razzi, fai qualcosa. E lì possiamo provare a vedere se, che ne so, spara i razzi, esce la puppet, metti caso. Boh, proviamoci. È il primo questo. Almeno qua abbiamo solo la pistola laser. Infatti adesso È ti sembra nato. super easy. Boh, prova a sparare a tutto quello che vedi. Perché è un'ora, ragazzi, che stiamo sbattendo la testa. Vai fuori il razzo! Lì non si poteva sparare, però c'aveva il simbolo come in quello L'hai che beccato? io ho sparato, ma quello l'ho preso adesso, ok? Ok. I pianeti non si spaccano? No, gli altri non hanno La fatto nulla, musica? però questa è l'unica arma che abbiamo qui, quindi. Ah, quindi se non è anche loro non fanno niente, praticamente. Ok. Ok. Top punteggio. Però non c'è niente, non è spuntata nessuna puppet. Il western proviamo Prova adesso. Pam western. Boh, diamo pam, tentativi. lancia le palline nel poligono. Oddio, le Dato che palline. oggettivamente, allora, li abbiamo tutti, manca un phaser blast. E l'unico modo, secondo me, per andare avanti e finirli tutti è il phaser blast. Perché sennò Ma non sì. avrebbe senso a livello proprio di logica dei videogiochi. Via Chica. Cacchio. Magari boh, se fai fuori anche forti. Non lo so. Punta Ah. al cielo, ti ha detto. Sì, ma è improbabile. Punta al cielo. E dopo, Boh. volendo, abbiamo i Phaser Blast FNAF 1. Prova. È là, adesso sì. Oh, ecco il razzo! Vedi È che c'è! l'unico! E allora è per forza quello, è l'unico. Ah, preso! Alleluia! E allora è quello davvero? Che cacchio? Cos'è successo? C'è rischio di incendio. Eh? Ok, nel frattempo abbiamo beccato anche il razzo che si trovava in FNAF Western e ci ha buttato giù la balla di fieno che vedete qua davanti. Ora, se fa uno fa 2 più 2, la balla di fieno, lui che ha detto qua qualcosa prende fuoco, cioè qualcosa succederà. Però abbiamo tutto, abbiamo una balla di fieno, un Una coso. miccia con un barile esplosivo, in teoria dovrebbe far saltare tutta quella roba qua. Facciamo Proviamo ad andare all'ultimo. il 2. Facciamo due. Bambolina di carta, bello. Ok, Vai. vai. L'ultima speranza, poi davvero non so più come associare puppet e razzi. Cos'è Cos'è stato? Cifra. successo? Guarda, guarda.
Cosa succede? Oh! Oh! Cosa sta? Vado a fuoco! Ma poverino! No! No! Flan Fazbear, ok? E abbiamo seguito gli indizi. Ah, qua non c'è più niente da fare. L'unica cosa che eventualmente ci mancava da sbloccare era questo. Il Phaser Blast di FNAF 3. Dove te ne vai? Non lasciare che qualche fiammella rovini il divertimento e torna indietro. Oh. Ok. Oh. Ok. Usa la torcia per vedere al buio. Oh. Ok. Colpisci Sprinkler con le palline per indebolire l'armatura. Usa il phaser contro i bersagli col sensore di luce. Le palline contro i bersagli, la pistola precede contro i palloncini. Beh, questo qua è come prima. Ok. Bello. Torcia. Oh, abbiamo fatto un passettino. Wow. Un passettino. È andato tutto. Eccolo. Guardalo, beccalo. Tipo ti devo pallina. Beccare? Sì. Però no, la torcia, la torcia. Che delirio. Madonna. Dammi ste palline. Che delirio, ragazzi. Va bene. È sparito. Va bene. Praticamente devi battere Springtrap. No, cazzo. Il microfono. Sì, devi battere Springtrap con le palline. Che è una cosa sbagliata. Sì, ma come lo becco con le palline io quel lavoro lì? Così, l'hai beccato. Così, bravo. Con le palline. Che stronza. Arrivo. Oh, quasi. Che male. Maledetta. Dove sei, Springtrap? Non rimane giù. Guardalo, lo becchi, grande. No, 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 gli prendo. Eccolo. Eccolo. Eccolo lì. È un po' lontano. In realtà è un casino beccarlo là. Oh, l'hai preso. Grande. Ah, l'ho preso, incredibile. E non ti posso beccare da là, ma come devo fare? Wow! Hai visto? Oddio, oddio. Ok, già abbiamo fatto un passo avanti. Tira fuori le balls. Che tristezza. Ah, madonna, anche meno, Oh, no, vaffanculo, te l'avevo preso! È andato? È andato davvero! Wow! Oh, oh! Oh, oh! Ma che l'ho preso! L'hai visto adesso? Sì, no, no, stavo pensando che il gioco non finiva e quindi ci avrebbero ucciso, no? No. Carni flambé, ok. Poverino. Vai a vedere al tavolo se ci ha messo esatto. No, ce l'avrà messo da un'altra parte allora. La cosa con i razzi era sul palco. Infatti. Dov'è? Eccolo. Vedi? Freddy. Ok. Ok, va bene. Andiamo a vedere Let's Hit. C'era Chica con le teste che c'era cadevano. C'era Chica col... Guarda, guarda il disegno. Vieni ad appoggiarmi qua. Anch'io sono stanca. Le teste con il bidone. Allora, Chica è presente. Dove prepari da mangiare e dove prepari le bibite. Quindi andiamo a vedere dove si prepara da mangiare. Però non so se il primo. Nel primo non c'era. C'è pizza, pizza, pizza. Il primo con Chica. Ok. Sì, ho un sacco di domande, è ippopotamo mistico, voglia. Però grazie. Potremmo per provare a fare prima questo qua. Allora, lì c'è un bidone dell'immondizia dove bisogna buttare dentro Chica. Vai, livello con Chica, pizza, pizza, pizza. C'è un bidone qua. C'è un bidone? Però non c'è niente di inerente a Chica. Che cazzo vuoi? Ok. Fai le pizze. Si può anche solo interagire con quel bidone lì? No, in teoria no. Prova a vedere. Cioè, ci puoi buttare dentro la roba, ma... Allora, stiamo facendo tutti i giochi con Chica. L'unico in cui lei appare, oltre a quello che abbiamo tentato prima, in cui abbiamo fallito miseramente, ma che non ha nulla a tema di Chica, se non Chica stessa, è questo. Quello in cui c'erano dei prodotti con Chica, tipo
Ma non c'è Chica però. No, c'è Chica, boia se c'è Chica. Ah, però in realtà anche il minigame del Phaser Blast era nel mondo reale. Certo. Quindi magari... Io temo siano tutti nel mondo reale quelli per trovare... Ehi, eccola lì, guarda, hai visto? Allora, bibita esotica. Okay. Ok, prepara le cose. Burro e miscela. A meno che ci sia un modo per buttare dentro Chica. L'unica cosa di Chica che abbiamo qua... Sono le cose come... Sono le cose da mangiare. Mi sta venendo un'idea, magari è una cagata, come al solito. Se buttassimo le cose di Chica dentro il bidone. Tutte le cose di Chica, compresa Chica. Sì. Dimmi che non andava bene. E magari lei, per prenderle, ci si butta dentro. Allora, di Chica ci abbiamo la shoulder che comunque mi serve. Okay. Questa intanto io la metto qua. Tanto metti io. Che schifo. Questa. Okay. Poi abbiamo la barretta. La barretta l'ho buttata prima all'inizio e me l'ha caduta. Ok. La sua bevanda. Ok. E ovviamente però non solo la bevanda, anche la miscela che è fatta con la lei. Com'è che si chiama? Chica? Si chiama sempre Chica? Sì, la è bevanda. Tutto a tema Chica, cioè la bibita di Chica e la barretta lemon Chica. Che poi è il Chica Chaghi, ecco. Vabbè, questa prova. La butto. E ne facciamo un'altra. Lavora? Megoglioni! È arrivato il plushy con una mano tutta... cucita. Sono un genio! Molto meglio qua che nel memory. Ah! Ok, siamo tre. Io sono troppo stanco per risultare come vorrei. Io sto già pensando al prossimo indizio. Era sicuramente coinvolto il Bonkabon. Ok. Ed era scritto a rovescio. Tilt era scritto tilt. Tilt era scritto tlit. Magari... Tlit! Ok. Zuppa alla Chica. Oh, vedi, così sembra buona. Ma dove la tengono? Cos'è? Crosta di pizza, tipo? Sì, tipo. Caspita che buona. Ma la musica quella... la senti? La questa è quella muffita. Te la mangi? Sì. Ma posso idiota. Mangiare quelli? Che idiota. Ah, no, non li posso toccare. Please do not touch. Okay. Hai lanciato giù Huggy Wuggy. Allora. Ah, come... vedi che sono venuti via. Quello okay. È così perché non l'abbiamo neanche visto. Quale? Questo. È stato cancellato. Vedi? Perché noi a casissimo abbiamo trovato la bambola puppet. Esatto. Ah. Freddy! Ma ascolta una cosa. Madonna che bello. È bellissimo. Ascolta una cosa, Roxas. Ma... davanti all'ippopotama ci ha detto no. Guarda il cielo, era un Nitz anche quello? C'era, oh no, c'era Elpi, no, Elpi rotto, come se fosse martellato tipo. No. Ti prego, proprio Elpi. Ascolta, prima andiamo a Bonkabon, ce ne sono due di Bonkabon. Ok, io proverei quelli del mondo reale a questo punto, perché sono quelli che ti danno sì. La... Vai lì, andiamo al Bonkabon e facciamo fuori tutto. Tilt, lo mandiamo in tilt. Spacca tutto, tutte le lampadine. Io spacco tutto! Ma le ho spaccate. Però è scritto prima. Il contrario, perché? O magari... No, ma figurati. No! Ti odio! Anche qui! Che no, basta, Elpi, levati! Okay. Senti ancora il suono. Sì. Di Glistrap. È Glistrap. Cacchio, tu uscivi da qua. Ti arriva una randellata. Eccolo. Inclina la testa. 3791. Però, siccome lì era scritto a rovescio, io adesso faccio 1973. Dici? Uffi. Dici? No. Lì era scritto tutto a rovescio. Clit. 1, 9, 3, no, 1, 9, vediamo, 7, 3, vai, boh, spacca tutto, wow, cosa?
Aiuto! Non abbiamo buttato la nostra vita! No! E abbiamo anche... Ah! Ma odio questa casa! Quale altro indizio c'è? Allora, quello lì adesso dovrebbe essere sparito. E infatti, Tlit okay. Se n'è andato a quel paese. Ok, e c'è la bambola qua? E c'è il bambolino che sarà tipo... Eccolo lì, Bonnie. Ci manca Elpi. Elpi c'ha solo i livelli medici. Vediamo. Ah no, aspetta, ti ricordi che c'era anche la tomba? C'era quello della tomba, è vero. Non abbiamo ancora giocato il carosello carbonizzato, oltretutto. C'era Bimbo sbucciato qua. Oddio. No, aspetta. Bimbo sbucciato. Proviamo tipo a martellarlo. Perché cosa tutto. Diceva l'immagine? Che l'immagine aveva tutti dei buchi come di un martello, effettivamente. Come quando abbiamo aperto il... Dobbiamo fare un po' di tentativi, Elpi. Sì, dobbiamo capire cosa dobbiamo farti. Forse nel momento in cui lo dobbiamo martellare. Magari alla fine lo dobbiamo martellare per forza. Proviamo. Però c'è anche il polmone adesso. Quindi io magari posso martellarlo lo stesso? Che cazzo? Cos'era? Il mio braccio. Ma perché sempre ti becchi? No, sai cos'è? Cosa? Che devi sparare a Elpi. Allora, abbiamo provato a fare il livello di Elpi, ma abbiamo constatato che questa cosa è un Elpi sparato. Perché abbiamo provato a martellarlo, ma non è successo nulla. L'unica altra occasione in cui abbiamo trovato Elpi che indicava qualcosa era il Captain Foxy. Sì, ma per forza, ragazzi, perché abbiamo passato... E ci ha cambiato tutto il percorso, un'ora, roba, quindi sicuramente c'è qualcosa lì dentro. E poi ci sono quattro cose blu, sembrano i colpi della pistola. No, non lo vediamo però, Roxas, vai un po' più indietro. Con la testa. Esatto! Ci sono quattro cose blu. Io mi ricordo la torta di cica fatta così. Vediamo allora. Intanto ci andiamo. Però. Ok, adesso dobbiamo prendere tutti gli Elpi. Okay. Qua c'era mica un Elpi, esatto. Okay. È un Elpi, eccolo. Ah, quelli allora, quelli c'ha la stessa forma. Cosa, Roxas? Non c'è il... Eccoli. Ok, ma è il sole? Cos'era? Non lo so se sia il sole, ma c'hanno la forma degli spari di Elpi. Va bene, comunque quindi non è stressante. Secondo percorso alternativo, con quello che dovrebbe essere il secondo sparo, diciamo, insomma, forma, stella. Mm-hmm. Eccolo! Ma che cacchio, ma neanche... Cioè, con un po' di fortuna l'avremmo potuto prendere comunque, Soliti sfigati. Come fai a vederci? È lì davanti. Osserva. Osserva bene. Tombe, là delle stelline, là sotto! Oh! Preso! Oh, che occhio hai! Questo l'avevamo già preso, vero? Ah, l'hai preso da là! L'ho preso dall'altra parte! Vabbè, incredibile! Bello, bravo, esatto! Ma io abbiamo sparato 60-14 volte questa torta, nelle altre Ma tre. Infatti, me la Però ricordavo! Ho preso le altre tre. Però avrebbe senso, 4 di questi e 3 Elpi? Ma va. Oh, però questo è nuovo. Questa è una zona tutta nuova. Spara, stai pronto a sparare? Stai pronto? Con un baule. Sì, era baule così. Dei pirati? È il tesoro? Era così. Che cosa? Oh! Batti 5. Ok. Oh, baby! Si va a dormire tra poco. Madonna. No, io volevo il mio fattuto punteggio. Quanto ho fatto? Non te l'ho dato. Non mi ha dato il punteggio. Cioè, io volevo diventare ammiraglio. Non mi sa di il chip. Sì, ma non è giusto, bro. C'è l'ultimo indizio. Che era? Era le tombe. Le tombe, lì. Sodaroni. Ma io non lo capisco. Che cosa vuol dire? Le tombe le abbiamo appena viste. Ma se abbiamo trovato quella... Qua sì? C'è una saetta con un divieto, ok? E... Noi ci abbiamo riflettuto a lungo e non abbiamo capito. No. Cioè, la cosa che c'entra secondo noi è il livello delle bibite, perché l'unico punto in cui c'è un segnale come quello con la saetta e il blocco, quindi il Fizzy Fez e la Sodaroni, le due cose in comune si trovano lì, però non riusciamo ad associare... Le tombe. Ormai siamo... è quasi mattina, per questo siamo andati a vedere come fare, perché pare che sia l'ultimo che ci rimane da trovare. Se non e saremmo dei cretini
cioè, se ci manca tanto così, a questo punto sì, andiamo infatti, a vedere. Tanto cioè, voglio dire. Ci dispiace perché di solito non lo facciamo mai. Però ragazzi... col senno di poi potremmo dire che oggettivamente ha senso il procedimento che andremo a fare, ma per quanto mi riguarda è incapibile con una cosa del genere, perché sappiamo come si fa, ma non esiste al mondo che si possa capire magari un disegno del genere. È perché sono le 5 di mattina. Secondo me non si capisce lo stesso. Ok, cioè, ragazzi. Non sai contestualizzare quando l'hai visto, quando l'hai capito. Fatto. Comunque, okay, dobbiamo andare alla Fizzy Fuzz 3. Sì. Una cosa la sappiamo. Il lavoro è appagante e sarei felice di giorno. Quello Fizzy Fuzz. Non è assolutamente... Okay. Dunque, e qua c'eravamo arrivati. Ecco, allora la lattina c'è, ok. E c'eravamo arrivati. C'è. Qui va c'è bene. Il blocco, che oltretutto c'è un lucchetto, io me lo ricordavo con la saetta, ma vabbè, il concetto è che togli l'energia, quindi lockdown. Prendi questa, ci metti la Sodaroni, ti aggiunge una barra, infatti. Esatto. E ti poi dice uno di ciascuno, giusto? Chicken. Lemon. Coffee. Candy, però... Turno di notte, vedi che funziona, mettilo e avvialo. Oh cavolo. Ah, aspetta, devi farlo e servirlo durante il tempo di lockdown, se no non funziona. Ah, ok. Vai, lockdown, uno, poi chicken. Oh, me l'hai data, ok. Chicken, lemon, coffee, candy, servi, ok? Vedi? Ah, ecco, è in freddi. È golden, sì. Decisamente golden. Oh, ma spiegami un attimo il procedimento mentale che c'è da far dietro. Allora, l'unica cosa che si può pensare è che, essendo golden una sorta di jolly, diciamo, rispetto agli altri quattro, praticamente queste sono le tombe. Ok. Devi fare questa bibita che fondamentalmente contiene tutti i colori, che ogni colore dovrebbe essere un animatronic, la metti dentro con la Sodaroni che era bianca, e fai un misturone che va a fare fuzz, che va a fare Golden Freddy, un po' come qua tutti assieme compongono in teoria il Megazord della situazione. Però è veramente troppo. Ora, cioè, troppo. Steelwool, non Scott ha senso Colton. Questa cosa. Come avremmo potuto arrivarci? Allora, neanche arrivare, alle 8 di mattina. Non ci saremmo mai arrivati. Oh, poi parlo per me, magari sono scemo, però comunque... Vabbè. Per me è una roba fuori dal mondo. Comunque. Però ora che li abbiamo presi tutti... E adesso che si fa? Provo a andare. No, dobbiamo ancora fare il carosello, oltretutto, Che sempre. Stupidi. È vero. Madonna, stiamo riscontrando problemi tecnici. Raga, sarà difficile questo video, sarà un po' incasinato per voi, probabilmente. Però... È il Pointed 2, non possiamo farlo in completo. C'è niente. Allora, è vero che era andato a fuoco. Allora, manopole, torcia, saldatore. Ok. Ehi, dove sei? Dov'è? Madonna, inquietantissimo, bellissimo. Alla fine va tutto a fuoco, Roxa, sei notato? Sì. Cosa ti rendi così speciale? Lo sento vicino, eccoti qua. Ok, allora. Ah, ma hai rotto anche il cavetto. E adesso? Ah, gli devo dare un punto. Ok, bello. Ma era giusto? No. Se n'è rotto un altro? No. Ok. Ok. Ah, si è riavviata. Ok. Che odio. Ok, un giallo qua. E un giallo qua. Ragazzi, qua. La musica. È troppo bella. Ok. Guarda, come è arrabbiato, va. Ma è bellissimo. Ok. E poi ne mettiamo un altro qua. Sì. Ok. Uno. Due. E oh, tre. Mio Dio, ragazzi. No light. Oh. Ah, ok. Sei cazzo tantissimo. Ora dobbiamo reggere. Vai via. No. No, vai via! Oddio! Maledetto! È passata l'ora della nanna. Oh, ma quanta torcia ti ci vuole? Sta continuando a scaldare. Quanta torcia. Ah! Vergogna! Oh! Che succede? Bello! Finito? Ok, non è stato difficile dopo una notte insonne. Jack O'Moon!
Ma dai, che carino. Ma dai. Questo mi manca. Che figo. Oh, un regalo. Ehi, ciao. Vediamo. Cosa L'ultimo. Abbiamo? Hey, Freddy. Yay! Ottimo. Ce ne manca uno ancora, giusto? Adesso, oh, io proverei ad andare da Princess. Ma non abbiamo niente. Come get your candy here. Ah, ah, con questo? No. Dai. Non è giusto. Candy Cadet, allora. Per forza. Sì, vabbè, andiamo. Ma la storia l'abbiamo già sentita. Che magari ce n'è un pezzo. Anche qua c'è il PC 25. Siete scammoni. Da una strega finì quasi divorata. Questa è nuova. Si fece trarre in inganno dalla sua voce amichevole che la fece... Vabbè, vabbè, ok. Riuscì a fuggire appena prima di essere gettata nel forno. Okay. Ma l'evento l'avrebbe segnata per tutta la vita. Va bene. Da adulta vuole vendicarsi della strega. Tornò nella foresta stavolta consapevole. Forte della sua età e della sua esperienza. È Vanessa. Mm-hmm. Oh. Non lo so, sai. Ah. Cosa? Ah. Ok, ok, va bene. Proviamo. Proviamo. Boh. Partita in libertà. C'è? C'è? Che? Tu hai vinto e tu resti. Ciò che resta che è nascosto. Adesso vai nella stanza successiva. Questo che cosa fa? Maremma. Allora, abbiamo una specie di teletrasporto. Di potere. Esatto, che ci fa andare? Tu vinci e tu resti. Ok. Ah, ok. Ok, è proprio un teletrasporto. Cos'è questa sensazione? Ok, va bene, sì, che strana sensazione, lo diceva tipo anche nel... Ok. Le porte... Qua è proprio nella pizzeria. Sei Dai. Attento. Avvicinatevi, infami. Aiuto. Ma non è che gli fai male? No. No. Allora però... Ah, ok, posso usare anche il pulsante, sì, no, sennò è Oddio! Di una comodità disarmante. Però, ok, grazie. Ok, che bello, come hai fatto bene però. Ma posso, ah, vabbè, ok, raga, la muovo così, perché è molto bello il ruolo, eccetera, però. No! Allora. Ok, oddio. Serratura verde, ok. Va bene. Esattamente come nel ponte. Dopo. Che culo! Poi. Chissà dove va questa chiave dorata. Mm. Ok, però ci manca un tassello che... Giù! Ma era verde quella. Ah, c'era solo una luce così. Cos'è che non ci vedo? Nah. Cos'è? Che figata. Ma aspetta, fermo. Siamo noi, guarda. Infatti, voglio vederlo. Fermo. Guarda lo schermo. Noi siamo azzurri? Sì. Siamo una persona azzurra? Avvicinati sì. a te. Sì, guarda. Siamo noi quella cosa azzurra lì. Siamo una donna azzurra? No, non sì? siamo una donna, siamo una forma. Però lì c'è la principessa. Che figata. Ecco. Vai, utilizza. Andiamo, non lo so dove. Ti sei colpito da solo. Sì, l'unica cosa che potevo fare. E ora? Wow, va bene. Prendi. Vabbè, dai, però. Oh mio Dio. Però ditelo allora, che figata. Che figata! Ah, teletrasporto, ci muoviamo, ok. Ragazzi, mi viene da piangere. Bellissima questa cosa.
Ragazzi, è bellissimo. Dai, va pan bagno. Non lo so, è emozionantissimo. Sarà la musica di Princess Quest. Non lo so. Quindi dobbiamo aiutare la principessa proprio. Cioè, come tutti i giochi di FNAF, all'interno di questo mondo segreto meraviglioso che ti fa dire oh. Dai. Ah, ok. È il tuo. È il tuo, è azzurro. Oh mio Dio, ma senti la musica. Trovavamo il cuore azzurro. Ma è bella, bella la musica, voglio. Ragazzi, che esperienza mistica. Roxas, dai. Sei la bellissima principessa. Ok, chiave. Chiave. Vai. Dove dobbiamo andare? Allora, ci riprendiamo la vita. Lì. Ehi. Ok. Pronto? Dai. Che figo. Ok. Eccoli. Ok, sono delle tombe. Con i peluche. Con i plush che abbiamo e trovato. E noi ce li abbiamo. No, non ci credo. Stiamo noi completando veramente il gioco bene. Così? Dalla prima volta? Allora, adesso è l'enigma come... Molto facile. Beh, in teoria Chica è stata la prima, ho visto tutto, dice di solito, quindi... Sì. Chica. Poi abbiamo Freddy. Ok. Quello è un 4. Il 3 potrebbe essere la Puppet. La Puppet è l'ultima, secondo me. E lui quanti ne ha, allora? Scusa, Freddy. No, questo poi cos'è? Foxy, pardon. Foxy ne ha una sola. Aci che era lo 0, Foxy era l'1. Il 3 potrebbe essere la Puppet a questo punto. Vai, prova. Il 2, il 4 è lì. E Bonnie dovrebbe essere il 5. Prova. Wow. Sì. Oddio, ragazzi. Ok. Di là. Dottore. Ehi, zio. Uno scambio onesto. Per il plush. No. Noi abbiamo dato la maschera e lui ci ha dato il plush verde. Penso, esatto. E ora non ci resta che andare. Andare? Andare nell'ascensore di Sister Location. Bunny. Moon? Eh? Cosa? Cosa sta succedendo? Vanni! Cosa sia? Cosa? Devi ti devo dargli... dare questo, giusto? Sì, a Moon. A Moon, perché a Moon? Perché questo sarebbe l'ascensore di Sister Location? Perché siamo dentro, sì, un cabinato? L'ascensore è venuto fuori dell'artiglio. Da una macchinetta di quelle per tirar fuori i plush? Sì. Con l'artiglio, e l'artiglio è Moon, e lei sta pescando questo. Prova. Wow. Oddio. Che succede? Ok, ora lei lo prende e... Glistrap, giusto? E lo schiaccia? Che significa? Vanni, che accidenti vuol dire? Hai schiacciato Glistrap? Che significa? Cos'è questa cosa? Ragazzi, come siamo confusi! No, serio? Cioè... Cos'è? Non ho capito! Perché? Significa che Glitch, che Vanni alla fine ha preso il sopravvento su Glitchtrap e noi non abbiamo salvato la principessa di Princess Quest nel 3 in Security Breach. Ma in realtà
Abbiamo fatto uno scambio. Noi abbiamo, abbiamo dato la maschera. La maschera. Cioè, lui, noi abbiamo dato la maschera di Vanni al. Guarda, guardati intorno. Niente, sta. Ok, si è oscurato. Ah! Hai vinto, c'è scritto. Insomma. Esplosa. Vanni. Ok. Trust me. Che cosa? Ok. Cosa dobbiamo fare? Cosa? Cosa dobbiamo fare? Ufficio, colloquio di lavoro. Vedi. Vai. Che non li abbiamo fatti tutti. Ma non c'era niente. Circus Baby vuole giocare. Non c'era niente, te l'assicuro. Vogliono giocare al chiapparello con la torcia. Usa la torcia contro di loro, ok. Te lo ricordi? Le Plush Baby vogliono giocare a semaforo rosso, semaforo verde. Illuminale con la torcia per il semaforo rosso, mentre per il buio è il semaforo verde. Non lasciare che raggiungano l'ufficio. Circus Baby vuole giocare a nascondino. Usa le telecamere per trovare tutte le Plush Baby e dai loro la scossa. Quando va via la luce, passiamo il tempo a giocare di fantasia. Giochiamo all'ufficio. Io faccio il capo e tu il dipendente. Che novità. Per il tuo primo incarico, dovrai giocare a... acchiapparello. Ah, sono tre giochi, ok. Ora tocca a te. Ma questa voce, vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? Eccoti! Ah! Sì, sì, è proprio quel gioco. Sì, 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 assolutamente. Il gioco che mi fregava sempre nel Ponte d'Uno. Però quella torcia almeno non si scarica. Che cosa ti rende tanto speciale? Però questo l'hai detto. Questo l'ha detto anche Moon. Questo l'ha detto Moon. Perché Moon è così importante d'un tratto? Moon non era un personaggio così importante. Ora, capisco che abbiano visto l'amore per i fan. Per Moon, cioè l'amore da parte dei fan per Moon, però l'hanno fatto diventare un punto cardine della lore. Beh, mi piace qui, sono al sicuro. Sono al sicuro per sempre. Mi dispiace per te. Perché? Ben fatto, lavori davvero sodo. Ok. Oddio. Ti conviene controllare le telecamere. Quando la trovi, dai una scossa controllata. Control shot. Chi? Significa ci credo. Eccola qua. Chi è che era? Era Flash Baby. Very hard worker. Esatto. Adesso che si fa? Ma perché sister location? Dopo così tanti anni. Semaforo rosso? Oddio, questa non l'ho capito. Stai lì. Vabbè, ma come facciamo? Scusa, che gioco è? Ti ammazzo prima o poi. Oddio, c'è un altro anche lì. Bisogna far passare il tempo, credo. Ma non puoi. No, cioè, si muovono troppo. No, no, no. No, 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 non ce la faremo mai. Aiuto. Aspetta che mi levo. Ehi. Baby. No, no. Anche no. A me dispiace per me. Oh! Ce l'abbiamo fatta? Well done, employee. Ben fatto, dipendente! E andiamo! Il tempo vola quando ci si diverte così tanto. Ciao, baby. La giornata di lavoro è terminata. Il gelato. Te lo sei meritato. Ice cream. Quel braccio! Non ci posso credere. Ma... ascolta, ma è la tuta... No, no, è un braccio robotico. Guardala, guardala in faccia. Ma un attimo! Ok, non posso darti uno shot. Ma possiamo... Ok. Prendilo bene. Ok? Ok! Mangiato, buono. È ora di timbrare l'uscita. Ok, molto strano. Non capisco. Molto, molto strano. Stranissimo. Oddio.
fastidio. Circus Baby, ok. E ok, va bene. Baby ha una rilevanza perché anche nell'intro, nell'apertura del gioco c'è lei che ti guarda come se... Oh! E quindi ragazzi... Ok, questo è lui. La puppet. Sì. Vai. Guarda! Chi me ne dà più questi? Oh! Oh! Un altro! Me li hanno rubati! Batterie non incluse. Ok. Ehi. Oh. Ok, oh. Oh! Cosa? Che cosa? No, aspetta! No! Starting up? Questo, cosa? Questo è quello che vede Freddy! Siamo un bot! Cosa? Siamo il bot che le diamo la maschera! Sì! Le stiamo dando la maschera! Cassie? Che È un altro finale questo, ok? Continuo a non capirci niente. Allora, noi siamo stati circondati da quei robot nella dimensione reale che ci hanno ridotti così, quindi quello con tutte le orecchie tirate su, e poi siamo andati a consegnare la maschera a Cassie nel momento in cui, durante gli eventi di Ruin. Bello, cioè ok, quindi questo è ufficialmente prima di Ruin. Sì, per forza. Però noi come avremmo aiutato? Rimane fuori la domanda di come aiutiamo. Devi aiutarla. Ok, la principessa l'aiuti. Vai fuori, Vanni prende il plushie. Guarda. Sì. Happy è andato in vacanza. Ah, è finito, quindi. Quindi noi siamo un bot. What makes you so special? Esatto, perché noi eravamo uno staff bot. Adesso? Ma no, anche prima siete stati cerchiati dai bot. Che ci hanno smantellati? No, che ci hanno fatto la testa così! Dici che siamo sempre stati un bot? Ma certo! Assolutamente, io sono convinto che siamo sempre stati un bot qui. Non pensavo ci saremmo saltati fuori, ce l'abbiamo fatta. Resta questo. Mi fa strano che non ci sia il Mimic. Mi fa strano. Ok. Vediamo. Ma perché un bot dovrebbe munirsi di maschera? All'ingresso della foresta trovò ad accogliere un ragazzino che si offrì di farle da guida nell'oscurità. Accettò l'aiuto e seguì il ragazzino oltre il fiume attraverso gli alberi contorti, okay, fino a raggiungere una piccola casetta. Va bene. Sai cosa ti dico? Dobbiamo collezionare ogni singolo collezionabile di questo gioco. Chi esce da lì? È una mano... Umana! È una mano umana! Quella è una mano umana. Una mano umana. È proprio una persona. Un uomo che è sopravvissuto a tutta la notte del... Oggi è... tipo il 18? No. Il 19? Tutta la notte tra 19. Il 18 e il 19 gennaio. E noi dopodomani dobbiamo trasferirci. E quest'uomo ha fatto questo. Bravo Roxas! Comunque ragazzi, noi vi ringraziamo infinitamente di cuore per aver seguito non so quanti episodi ormai, forse 10, forse 11, forse 12, non lo sappiamo, ma grazie mille per tutte le teorie, tutta la pazienza, la voglia di seguirci due video al giorno, veramente un sacco. Noi ci vediamo a un prossimo video, vi chiediamo di iscrivervi, di lasciare un like, un commento o di condividere tutta la saga di Alpuanti 2 con i vostri amici. Grazie di cuore tantissimo. Ci vediamo stra prestissimo con dei nuovi video.